Ciao a tutti. Nel mio precedente video vi avevo consigliato uno splendido libro scritto da Massimo Polidoro, dedicato al celebre illusionista Harry Houdini, o per meglio dire Houdini. Oggi vorrei parlarvi di un altro grande illusionista e trasformista, quale è Arturo Brachetti. Ho avuto il piacere di vedere un suo spettacolo dal vivo alcuni anni fa e conservo ancora un meraviglioso ricordo di quella magica serata. Un artista straordinario che vorrei caldamente consigliarvi se ancora non lo conoscete. Si occupa tra le altre cose anche di curare le regie teatrali per gli spettacoli del celebre trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, ma naturalmente la sua occupazione principale è quella del trasformista. Il più grande trasformista al mondo è l'italiano Arturo Brachetti, che ha successo ovunque a livello internazionale. Oggi vorrei con l'occasione consigliarvi anche un paio di libri scritti da lui, questo bel DVD che documenta questo suo magnifico, meraviglioso spettacolo teatrale. Ed ecco qui qualche bella fotografia del grande Arturo Brachetti, dal suo meraviglioso spettacolo. Arturo è nato a Torino. Bambino piuttosto solitario e affascinato da mondi immaginari, si fa regalare per il suo sesto compleanno il primo teatrino di Burattini, dove crea un universo popolato da personaggi stupefacenti. A 11 anni vuole diventare regista o papa. Entra così in seminario dove incontra padre Silvio Mantelli, giovane prete appassionato di magia. Arturo ne rimane incantato, impara giochi di prestigio e propone a 15 anni il suo primo spettacolo con alcuni costumi presi in prestito. Travolto dalla passione per il teatro e per la trasformazione, si perfeziona sviluppando le sue tecniche tutto da solo. I manuali e i libri non sono stati d'aiuto in materia. Vincitore di un concorso per giovani artisti, Arturo presenta un numero con 6 cambi. La sua performance, realizzata con rapidità e destrezza impressionante, mostra già quella nota poetica che lo renderà unico nel suo genere. Nel tempio del Music Hall muove i suoi primi passi da artista professionista. Interpreta anche un ruolo nel film cult Clementine Tango di Caroline Robot. Parigi, Londra, Italia e il mondo. Ormai lanciato, Arturo parte per la Germania per presentare Flick Flack, spettacolo di varietà poetico. Il ritorno in Italia lo vede rappresentare per vari anni, con la sua compagnia di attori e ballerini, nei teatri nazionali, commedie e spettacoli musicali. Attore, regista, illusionista, Arturo arricchisce il suo talento grazie all'incontro fruttuoso di mondi e universi diversi. Passa di successo in successo, alternandosi tra palcoscenici e studi televisivi, anche a Hollywood, dove per alcuni mesi ha interpretato un ruolo in una sitcom americana. Assorbito dalle sue mille attività ed impegni, Arturo non osava presentarsi da solo in scena e dare vita a tutti quei personaggi che aveva immaginato e creato nel corso degli anni. E l'incontro con il produttore Gilbert Rozon a spingerlo ad affrontare una nuova sfida. Il progetto consisteva nel riunire in un unico spettacolo il meglio dei numeri realizzati nel corso degli anni in modo da poter dare vita e corpo ad un universo singolare dove si mescolavano magia, poesie e ovviamente trasformismo. Lo spettacolo L'uomo dai mille volti nasce nell'estate del 1999 a Montreal. Il successo è immediato. Arturo lo presenta a Parigi, poi, sull'onda del successo di pubblico di questo straordinario show, approda al Teatro Mogador e al Casino de Paris. Riceve nel 2000 il premio Molière per il miglior one-man show, diventando lo spettacolo evento teatrale dell'anno. Gli 80 personaggi interpretati da Arturo incanteranno per 2 anni e mezzo il pubblico francese, prima di farsi acclamare in questo never-ending tour mondiale. Questa era in breve la storia di Arturo Brachetti. Ora andrei a leggervi in breve la trama dello spettacolo L'uomo dai mille volti, la soffitta della mia infanzia. Arturo torna nella soffitta della casa dei suoi genitori per svuotarla dai bauli pieni di ricordi. Oggetti impolverati, giocattoli rotti ed abiti logori riportano Arturo nell'universo onirico della sua infanzia. Nell'aprire il baule dei giochi, tutti i personaggi della sua fantasia passata riprendono vita. La scoperta di una borsetta rossa appartenuta alla madre spinge Arturino, come la mamma lo chiamava all'epoca, verso altri personaggi dimenticati. Insomma, come intrappolato dal tempo, Arturo diventa il simbolo del passaggio delle stagioni. Immerso nei suoi ricordi, Arturo ripensa ai film che guardava da dietro lo schermo, quando si issava sul lucernario della soffitta. D'incanto i fasti ed i colori di Hollywood invadono il solaio. Lo spazio si anima di personaggi che uno dopo l'altro danno vita ai grandi classici americani. Quando la magia si dissolve, Arturo riscopre una foto di Federico Fellini ripreso insieme a lui bambino. La scenografia diventa un set cinematografico in un omaggio tenero e magico al maestro. Mentre lo spettacolo si avvia verso la conclusione, prima che la magia porti via Arturo, si svela il suo segreto. Ed ecco qui altre splendide foto dallo spettacolo L'uomo dai mille volti, un meraviglioso spettacolo di Arturo Brachetti.
L'altro mio consiglio di oggi è questo bel libro, ovvero Uno, Arturo e 100.000, l'autobiografia scritta dallo stesso Arturo Brachetti. Ho avuto un sogno, fin da ragazzo l'ho perseguito. Questa è stata la più bella intuizione della mia vita, è stata la mia fortuna. Ho avuto mille volti, ognuno di questi mi ha aiutato a trovare quello mio vero. Quando sono triste mi viene in mente D'Annunzio che diceva: "Tutta la vita è senza mutamento, ha un solo volto, la malinconia." Ma quando sono allegro mi viene in mente il D'Annunzio che continuava: "Il pensiero ha per cima la follia e l'amore è legato al tradimento, e qui il sommo vate mi trova perfettamente d'accordo. Ed io dov'è? È in tournée per la Via Lattea, per vederlo bisogna prenotarsi, sicuramente dal vivo è meglio." Arturo Brachetti è nato a Torino il 13 ottobre 1957, oltre che attore e autore dei suoi spettacoli, è anche regista e direttore artistico di musical e di tutti gli spettacoli teatrali di Aldo Giovanni e Giacomo. In questo libro, per la prima volta, racconta la sua vita e la sua straordinaria carriera artistica. Questa era l'autobiografia scritta da Arturo Brachetti. L'ultimo mio consiglio di oggi, dedicato al mondo di Arturo Brachetti, è questo, un altro bel libro scritto da lui, dedicato alle ombre cinesi, di cui Arturo Brachetti è un maestro. Viene spiegato all'interno del libro, tramite queste belle illustrazioni, queste splendide fotografie, anche come creare molte ombre cinesi. E con questo anche per oggi concludo. Volevo dedicare un pochino di spazio anche al mondo dell'illusionismo, della magia, con questi miei ultimi video. E il mio consiglio di oggi, perciò, è di riscoprire, se potete anche dal vivo, mi raccomando, Arturo Brachetti, andandolo a vedere a teatro, perché è veramente un'esperienza unica e meravigliosa. Con questo anche per oggi vi saluto e vi rimando ai miei prossimi video. Ciao a tutti e lunga vita prospettiva.